Abbiamo presentato un ordine del giorno per quanto riguarda un argomento che è già stato trattato in commissione prima, ovvero la trasparenza. La trasparenza di questa regione vogliamo appunto implementarla e ampliarla oltre a quelli che sono gli obblighi di legge, quindi il decreto legislativo numero 33. E lo vogliamo fare con duplici obiettivi. Partendo dalla facilitazione appunto dell'accesso alle informazioni da parte dei cittadini per permettere quello che è un controllo dal basso dei processi amministrativi, vogliamo attraverso l'ampliamento della trasparenza avvicinare anche i cittadini a quello che è la vita politica e la partecipazione democratica di questo ente, ma trasparenza anche come strumento contro la corruzione. Come sostiene anche il PNA, ovvero il Piano Nazionale Anticorruzione, secondo cui la trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorirne forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. E lo facciamo ispirandoci anche a un articolo già presente nel nostro statuto regionale, che è l'articolo 14, che dice che l'attività della regione si ispira per l'appunto al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni. Ecco, da una seduta di commissione che abbiamo avuto è venuto fuori che ci è parso di capire insomma che gli intenti di questa giunta siano di andare verso una maggiore trasparenza, quindi credo che non ci sarà difficoltà a sottoscrivere, quantomeno a votare favorevolmente al nostro ordine del giorno che chiede impegni concreti, soprattutto scadenze concrete e in particolar modo per quanto riguarda la pubblicazione delle determine che mancano completamente dalla home page della regione e per quanto riguarda le delibere di giunta che sono pubblicate, sì è vero da agosto sono presenti completamente, però prima di agosto 2016 sono pubblicate un po' a spot e ci sono molti buchi che noi con questo ordine del giorno vogliamo andare a colmare, quindi un impegno concreto e visto appunto quello che si diceva in commissione crediamo che anche il Partito Democratico possa votare favorevolmente a questo DG. Grazie.